Ok, ho provato in tutti i modi per avere, diciamo così, in tempi ragionevoli e anche economici un LUT preview. È molto difficile stare a scrivere un codice per avere un'anteprima automatica di tutte le LUT che abbiamo nel nostro computer, ma visto che ce ne sono già anche tante disponibili più o meno a pagamento, mi sembrava, diciamo così, non economicamente plausibile mettermi a scrivere un'applicazione per avere questo sistema di LUT preview all'interno dei vari software, così, perché ci vorrebbero parecchio tempo e investimenti. L'unica soluzione più veloce che mi è venuta è quella di costruirmi un caricatore multiplo da tenere nei filtri, negli FX di Final Cut, dove andare a caricare le LUT che abbiamo già noi. Basterà farlo una sola volta, poi salvare un preset e farsi tutta una collana come sto mostrando qui. In sostanza basterà trascinare questo effetto o nella clip o direttamente in adjustment layer, così possiamo appunto scorrere, facciamo una prova, ne trascino uno vuoto qui. Ok, vado a, diciamo così, a trascinarlo qui, così posso avere. Ecco, e verificare subito che cosa fanno le LUT che abbiamo acquistato recentemente, insomma. Questo è l'unico modo più, diciamo così, economico e veloce, anche facile da utilizzare, poi sempre a portata di mano, perciò non parliamo di un software standalone. Ho realizzato dei preset, perché l'applicazione principale è questa, che si chiama LUT Preview. Poi questi qui sono dei preset che ho salvato, il metodo classico di Save FX Preset di Final Cut. Perciò io trascino un adjustment layer la mia applicazione, poi scorro sull'intera clip che voglio testare, no? Diciamo così, mi butto in timeline prima di cominciare un progetto, ho una quindicina di clip chiave del mio progetto, applico con questo metodo appunto e vado a scorrere avanti e dietro per vedere le LUT sono valide o meno, insomma, così procedo al cancellamento e alleggerisco il mio database, anche perché Final Cut ogni volta che noi trasciniamo un qualsiasi effetto contenente una LUT ci mette molto tempo a caricarla, perché deve analizzare ogni volta al primo avvio di Final Cut tutte le LUT che ha diciamo così, in libreria. Perciò come funziona la mia idea? Ok, qui già stiamo vedendo un esempio. Vado a cancellare, carico la plugin che è plain e vuota. Ok, qui ho degli strumenti, perciò nascondi la numerazione. Ha 9 scacchi perché comunque è divisibile per 9, potrei anche dividerlo di più, ma le immagini poi risulterebbero veramente molto piccole, mentre così è ottimale da appunto analizzare 9 LUT per volta. Qui vado a scegliermi appunto le 9 LUT, diciamo queste qui sono le mie ultime recenti, perciò voglio vedere veramente cosa mi piace di queste LUT che ho realizzato. Allora, questa cosa qui chiaramente è una cosa da fare una volta per le LUT che vogliamo testare, poi appunto vado a salvarmi un preset e siamo a no, 6, come dicevo 9 perché il monitor è divisibile per 9. Sì, chiaro, se nella collana ne avremo qualcuno in più possiamo rifare un preset chiamandolo in un altro nome. Ok, ho fatto diciamo così, il mio caricamento, vado a vedere appunto qui posso vedere l'intensità della LUT, ok, tramite un semplice slider. Qui posso vedere la LUT singola, perciò 1, la LUT numero 1, qui c'è il numero di corrispondenza, ci sta, ok. Posso nascondere il numero, posso anche utilizzarlo in modo usarlo come un custom LUT di Final Cut. Ok, qui ho i vari elenco, c'ho meno discesa. E qui vado a vedere quella che potrebbe fare per me. Perciò vado qui e questa forse mi piace. Ok, magari da apportare qualche modifica alla LUT. Insomma, così possiamo anche testarle, diciamo così, su quante più clip possibili. Mettiamo la numero 1. Qui vedo l'intensità della LUT. Ok, qui posso andiamo così, andare a correggere eventualmente l'esposizione della clip. Qui sono queste clip sono fatte in S-Log2. Sono troppo sottesposte e queste LUT potrebbero, ecco, causare diciamo così, una sovraccorrezione, e grazie a questo slider posso andare a vedere l'intensità della correzione. Ok, S-Log, in questa versione c'è appunto S-Log 2 e S-Log 3. Questi due preset sono chiaramente da migliorare, io le ho costruite basandomi sul mio girato, perciò ho creato un preset di correzione, infatti questa clip già è migliore, però posso andare appunto a vederne l'intensità. È molto molto semplice e qui possiamo annotare quelle informazioni che ci interessano in modo da poterci poi
ricordare. Semplicemente vado a scegliere il nome, io qui per comodità scrivo LUTs Preview e metto il nome della collana, in questo caso Cine, ma io ne ho già creato uno, perciò tolgo tutto quello che non mi interessa, lascio soltanto questa qui e faccio salva. Io qui l'ho già creato, cancello questo qui e vado appunto a vedere che cosa mi fa. Scelgo la numero 1 e vado avanti a vedere se questa LUT si adatta su tutto il mio girato ed è veramente interessante. Applico un po' di correzione log. Ok, e vado a fare così, perciò so già anche quanta correzione dare. Appunto, questa plugin si può anche, si presta moltissimo anche come un semplice custom LUTs di Final Cut. Questa è l'idea di base e grazie per avermi seguito fin qui.